Con le due nuove bici donate dalla Banca Popolare Valconca, salgono a 4 quelle equipaggiate in dotazione ai 110 volontari della Croce Rossa di Cattolica e Morciano. L'anno scorso il presidio estivo, solo su 2 mesi per il ritardo del riconoscimento da parte dell'AUSL, ha permesso una 60ina di interventi in coordinamento con Romagna Soccorso e quest'anno sono già di più. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in tempo laddove l'ambulanza ha più difficoltà ad arrivare. Poi l'ambulanza per l'arrivo ha un tempo, mentre invece noi con queste possiamo essere più solleciti. E quindi questo ci permette di intervenire sulla persona o sull'evento prima di qualsiasi altro mezzo. La Banca Popolare Valconca, in quanto banca locale, è diciamo vicina a queste attività che vengono fatte sul territorio. In particolare adesso nel caso specifico si tratta proprio di un'attività che è rivolta al benessere o, se vogliamo, alla tutela anche della vita dei cittadini, della loro serenità, dei turisti e anche dei cittadini di Cattolica. Quindi è un intervento che ha anche un contenuto di tipo sociale molto importante. Ecco, quello che può essere il dispiacere è che non sempre ci sono i mezzi per poter fare tutto, però insomma una mano lava l'altra in collaborazione, come ho detto anche poc'anzi, con le istituzioni, quindi il comune, con i volontari, quindi la Croce Rossa, eccetera, eccetera, in sinergia si riescono a fare anche cose ottime. Adesso questa di Cattolica mi sembra una bellissima iniziativa che io mi auguro possa continuare anche in futuro, proprio grazie al lavoro dei volontari della Croce Rossa. Insomma. Le difficoltà economiche in cui vive il nostro paese le conosciamo tutti, quindi sempre più noi ci stiamo occupando per creare forme di sinergia. Quindi con istituti bancari e ovviamente il mondo del volontariato, che per fortuna la nostra zona è ricco di persone e di sensibilità, ci consente poi di raggiungere degli obiettivi. L'obiettivo come questo che è stato presentato oggi è un qualche cosa di utile per la collettività, utile per il turismo, quindi di riflesso per l'economia. E anche un esempio di un territorio che ha una qualità, ha una marcia in più di altre realtà, e questo c'è un motivo di orgoglio. Cattolica è una città di mare riconosciuta a livello internazionale d'eccellenza, quindi questo è una chicca in più che viene posta e viene data all'offerta turistica, dove il turista si sente più tranquillizzato, si sente più protetto, vede che il territorio lo segue sotto tutti gli aspetti, quindi non solamente in terra ma anche a mare e in spiaggia. Oggi c'è una grossa attenzione, del resto i nostri turisti durante il giorno la gran parte sono tutti sulla spiaggia, sono in acqua, quindi è lì dove ci stiamo concentrando per renderli più sicuri nella balneazione. L'attività estiva della Croce Rossa Cattolica ritrova anche l'idroambulanza per il pattugliamento della fascia di balneazione in sinergia con la Guardia Costiera. Dopo 3 anni che l'idroambulanza aveva avuto dei guasti, quest'anno siamo riusciti ad attivarlo di nuovo con il lavoro dei volontari, abbiamo affrontato questa spesa e quindi oggi l'idroambulanza è in acqua.